Bueno, abbiamo fatto mezz'ora di grandissimo livello, poi abbiamo smesso da giocare, abbiamo concesso tanto a loro, e abbiamo difficoltato tanto la partita dopo prendere il primo gol e non posso scegliere questo. Giochiamo in tutte le competizioni ancora e sappiamo che ogni partita è importante. Non voglio togliere il merito del Torino che ha pareggiato la partita, ma abbiamo sbagliato troppo e non posso cedere, dobbiamo cercare di vedere i nostri errori e pensare già nella semifinale di mercoledì. Ecco appunto la semifinale di Coppa Italia, non è che sul 3-0 magari la testa è andata a mercoledì. Poi, vista No, la non reazione del penso. Torino, è stato più difficile riuscire a riprendere la partita. Non penso. Il problema è che abbiamo sbagliato troppo dentro la nostra area, abbiamo perso la marcatura, tanto nel secondo gol come nel terzo gol che è stata una punizione. E che facciamo bene con la marcatura lì. Dispiace veramente perché non potevamo lasciare questi 3 punti e alla fine loro sono riusciti a pareggiare. Dispiace, dobbiamo vedere i nostri errori e pensare alla partita di Coppa adesso. Molti vi hanno chiesto come state fisicamente, tu hai risposto, forse è più una stanchezza mentale. Sì, devi preparare di più mentalmente le partite perché gambe abbiamo tutti, stiamo bene fisicamente, abbiamo sempre lavorato forte. Quando non giochi devi lavorare, quando lavori si alleni forti. Quindi è meglio giocare. Ovviamente sono tante partite, però questo non è una scusa per noi. La squadra ha dimostrato già di stare bene, di avere condizioni. Come ho detto, abbiamo sbagliato troppo, dobbiamo cercare di vedere i nostri errori e pensare alla prossima partita.